Salve a tutti amici di Campania nel Pallone, qui dall'esterno dello stadio Diego Armando Maradona. Finalmente si torna a casa, la casa dei campioni d'Italia. In seguito al debutto con vittoria in quel di Frosinone, il Napoli scudettato si appresta ad affrontare il Sassuolo nella prima gara stagionale al Diego Armando Maradona. Ci eravamo salutati da fuori grotta lo scorso 4 giugno, giorno nel quale il capitano Giovanni Di Lorenzo aveva alzato al cielo la Coppa dello Scudetto, ed oggi gli azzurri tornano qui con la toppa tricolore cucita sul petto dopo l'apertura di un nuovo capitolo che ci auguriamo possa essere meraviglioso ed indelebile, così come quello che abbiamo vissuto nella passata stagione. Da pochi istanti sono state rese note le scelte ufficiali di Rudy Garcia, che per 10 undicesimi ha confermato quelle che erano le previsioni della vigilia. La sorpresa è l'assenza di Kvyat Kvaratskhelia. Infatti ci aspettavamo tutti il debutto stagionale dell'esterno offensivo georgiano dopo l'affaticamento muscolare che non gli aveva permesso di prendere parte alla trasferta di Frosinone. Invece il georgiano partirà dalla panchina e ad agire sull'out di sinistra offensivo sarà, così come al Benito Stirpe, Giacomo Raspadori. Evidentemente dunque Kvaratskhelia non ha ancora smaltito del tutto l'affaticamento muscolare rimediato prima di Frosinone-Napoli. Per il resto tutto confermato rispetto a quelle che erano le previsioni della vigilia. Tra i pali c'è Alex Meret in difesa, terzino destro ovviamente capitan Di Lorenzo, al centro la coppia Rachmani-Juan Jesus e sull'out di sinistra Matias Oliveira. Vince ancora una volta il ballottaggio con Mario Rui. A centrocampo torna il terzetto base con Anguissa e Zielinski, Mezzali e Lobotka in cabina di regia, ed in attacco dunque ci sono Matteo Politano e Giacomo Raspadori ai lati di Victor Osimhen. L'obiettivo in vista di questa seconda giornata di campionato è ovviamente quello di dare continuità alla vittoria del Benito Stirpe per ribadire con forza che il Napoli c'è ed è pronto a difendere il tricolore cucito in petto fino all'ultima goccia di sudore. Nell'ultima settimana si è avvertita un po' di delusione riguardo al mancato arrivo di Gabri Veiga, il centrocampista spagnolo classe 2001, come noto era vicinissimo al vestire la maglia azzurra, ma poi come un fulmine a ciel sereno sono arrivati gli arabi dell'Al-Ahly, che sono riusciti ad accaparrarsi l'ex Celta Vigo, beffando il club azzurro che sembrava avere ormai in pugno il talento spagnolo. Però a proposito di calciomercato, proprio nelle ultime ore si parla di un Lindstrom ad un passo dal Napoli, addirittura dalla Germania si dice che l'esterno offensivo danese si stia preparando per raggiungere l'Italia e svolgere le visite mediche nella giornata di domani. Poi ovviamente ne sapremo di più nelle prossime ore, ed in caso di arrivo dell'esterno danese sarebbe poi confermato il passaggio di Irving Lozano al PSV Eindhoven, squadra tra l'altro nella quale il messicano giocava prima di approdare in azzurro. Però al di là di quello che sarà il finale di questa sessione
del calciomercato e al di là di quelle che sono tutte le incognite del caso, incognite che comunque ci sono sempre quando inizia una nuova stagione, deve restare la consapevolezza di quanto questo Napoli abbia tutti i mezzi per puntare ad un'altra stagione da protagonista. Del resto, ad eccezione di Kim Min-jae e Dombele, Rudy Garcia ad oggi dispone dello stesso organico che nella passata stagione ha dominato il campionato. E poi possiamo dire che il grande colpo di quest'estate può essere il rinnovo di Victor Osimhen, che varrebbe più di qualsiasi colpo in entrata. Ma in ogni caso non si escludono sorprese da qui al 1° settembre, giorno nel quale si chiuderà il calciomercato, e come detto va monitorata la situazione di Lindstrom. Nel frattempo c'è da concentrarsi sul campo, la qual cosa è sempre la priorità. Questa sera c'è da affrontare un Sassuolo che è un avversario da prendere sempre con le pinze, una squadra in grado di proporre calcio, dotata di un ottimo potenziale offensivo, spesso in grado di creare insidie alle big, e dunque non resta che concentrarsi sull'impegno imminente. Detto questo, è al momento tutto qui dallo stadio Diego Armando Maradona. Ci ritroviamo ovviamente per il post partita, sperando di poter commentare la seconda vittoria azzurra in questo campionato.